diplomi e titoli di servizio falsi per scalare le graduatorie del personale ATA, 101 denunciati, 2 milioni di euro di danno erariale, terremoto nelle scuole della Marca. Autonomia, andiamo avanti fiduciosi, la partita deve arrivare entro l'anno in Parlamento, così Luca Zai a 4 anni esatti dal referendum, e alle 21.15 su Antena 3 una serata speciale proprio con il governatore. Dopo le scintille di ieri tra Comune e Prefettura sulla manifestazione No Green Pass di domenica, si è cercato un aggiustamento sul corteo, ma senza esito, nervosismo tra il sindaco e la prefetta. Approvato oggi in conferenza di servizi il progetto definitivo del Terraglio Est, a completare l'arteria destinata a collegare Casiera alla tangenziale di Treviso, mancano 3 chilometri. Si sporge troppo dalla finestra e precipita al suolo, muore un anziano novantenne, la tragedia stamane a Guia di Valdobbiadene. Maxi Rissa, un ragazzo finito all'ospedale con mascella e naso rotti. I carabinieri identificano gli 8 giovanissimi responsabili di una zuffa andata in scena a giugno a Loria. Il centenario della sezione ANA di Treviso entra nel clou delle manifestazioni dal 29 al 31 ottobre, una serie di grandi eventi che culmineranno con lo sfilamento delle penne nere per le vie della città, che Antenna 3 seguirà in diretta. Tra le curiosità, la fiera auto e moto di Padova campeggia la Lancia Fulvia, diventata celebre per essere stata parcheggiata per decenni a Conegliano, sarà restaurata e avrà il suo posto al Cerletti. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. In primo piano per questa edizione trevigiana il vero e proprio terremoto che si è abbattuto sulle scuole della Marca. Parliamo di 101 denunciati, soprattutto tra il personale dei collaboratori scolastici, per intenderci i bidelli. 101 persone che avrebbero dichiarato il falso. C'è chi ha presentato titoli di studio falsi o conseguiti in veri e propri diplomifici, tutti concentrati in campagna tra Salerno, Benevento, Avellino. Chi ha indicato esperienze lavorative fantomatiche in scuole paritarie improbabili, il tutto per fare curriculum e avanzare nelle graduatorie, scalzando così tanti candidati onesti. È un terremoto quello che si è abbattuto sulle scuole della Marca in un anno già difficile sia per il Covid che per la carenza di supplenti. 101 le persone denunciate dalla Guardia di Finanza di Treviso dopo una lunga attività investigativa, soprattutto collaboratori scolastici ma anche amministrativi e tecnici che avevano partecipato al bando 2017-2020. In tanti casi lo stesso voto finale dichiarato raggiungeva con impressionante facilità l'agognato 100. Da qui il nome dell'operazione, che ha preso il via proprio da alcune segnalazioni dell'ufficio scolastico provinciale. 101 e lode è un voto inesistente, naturalmente, lo sappiamo tutti quanti, quindi già questo è sintomatico dell'essenza di questa operazione, che riguarda da diplomi e titoli di servizio falsi. Di 101 collaboratori, la quasi totalità proviene da Campania e Calabria, due le signore trevigiane coinvolte, una di Castelfranco, l'altra di Conegliano. Anche loro erano passate attraverso questi diplomifici campani sui quali si sta indagando da tempo. Età media dei furbetti tra i 30 e i 40 anni, la maggior parte uomini. Su tutti pende l'accusa di falso ideologico, ma soprattutto la possibilità di restituire le somme finora percepite per un ammontare di oltre 2 milioni di euro. Questo è il danno erariale che potrebbe essere loro contestato anche dalla Corte dei Conti. Buona parte dei denunciati però è ancora al lavoro, tutti retribuiti in attesa che si esprima la giustizia. Un altro piano, il piano civilistico amministrativo, che porterà poi l'ufficio scolastico provinciale a prendere i provvedimenti di competenza. In alcuni casi la falsa attestazione è risultata grossolana, per non dire tragicomica. In 3 hanno indicato come recapito telefonico dell'istituto di provenienza il numero di una gioielleria di Vibo Valentia. Di certo l'indagine è destinata a espandersi a macchia d'olio in tutta la penisola. Chiaro che il sistema non riguardi solo la Marca. L'operazione non si ferma qui, naturalmente. Da adesso in poi noi attiveremo tutti i nostri comandi sul territorio nazionale, segnalando questi istituti che si sono prestati a questa opera. Nessun contraccolpo organizzativo, assicura il dirigente scolastico provinciale, ma controlli serrati sono in corso anche sulle graduatorie di queste settimane.
Diversi soggetti continuano oggi ad essere presenti nelle nostre graduatorie, per cui appunto noi continuiamo a fare i controlli, per cui le scuole continuano a fare i controlli a tappeto. Sui furbetti del curriculum l'ufficio scolastico provinciale non vuole mollare la presa, anzi controlli approfonditi sono in corso anche sul nuovo bando. Nei casi più eclatanti infatti lo stesso provveditorato può agire in autonomia. Con riferimento alle nuove graduatorie ATA permanenti abbiamo già provveduto a depennare circa una ventina di soggetti per i quali il diploma falso era evidente e per i quali hanno anche fatto ricorso, quindi diciamo insistendo sulla loro posizione, e che invece hanno fortunatamente, ecco, il ricorso è stato rigettato. Più in generale, assicura Sardella, non ci sono e non ci saranno problemi organizzativi nel caso di sospensioni o licenziamenti, soprattutto per quanto riguarda il personale ATA. Le liste cui attingere sono sempre lunghe, le sostituzioni sono quindi agevoli. Tutt'altra storia quella degli insegnanti supplenti, utili a garantire il sostegno o i tempi prolungati nelle scuole della Marca. Il fenomeno delle rinunce è un fenomeno che continua e che crea grandi problemi. Un fenomeno complesso che per Sardella non si spiega solo con l'introduzione del Green Pass. Il problema è che loro hanno il diritto di rinunciare, per cui nonostante insomma la rinuncia comporti che quelle persone non possono più essere chiamate per quella classe di concorso per tutto l'anno, nonostante ciò questa diciamo sanzione non li disincentiva a rinunciare, quindi dobbiamo purtroppo andare avanti. La politica, 4 anni fa esatti il referendum per l'autonomia del Veneto, una partita, dice il governatore Zai, ancora aperta. Potrebbe arrivare un passaggio fondamentale entro la fine dell'anno in Parlamento. Nella Marca i sì erano stati, pensate, 433.000. Resta un referendum con 2.273.000 veneti che hanno messo giù una pietra miliare, una pagina di storia, che è quella che oggi ci dà la forza, come sostenevo io quando qualcuno diceva che non serviva il referendum, ci dà la forza nelle trattative. A 4 anni esatti dal plebiscito autonomista, Luca Zaia rilancia, e lo fa dai nostri studi con il vice direttore di Media Nord-Est, Ferdinando Avarino. Sarà un autunno di lavoro sia da un punto di vista tecnico-normativo che politico. E io sono moderatamente fiducioso, nel senso che in questa fase posso anticipare si sta discutendo di norme finanziarie. Dopodiché parliamo e parleremo anche delle competenze e cercheremo di capire se troviamo un accordo, perché la Costituzione dice che l'autonomia prende corpo, si concretizza con la firma dell'intesa, cioè la firma dell'intesa tra la Regione e il Governo. Un primo obiettivo può essere fissato entro la fine dell'anno. Sarebbe già un bel risultato pensare di portare a casa, diciamo, il provvedimento che ci autorizza ad andare a chiudere la partita dell'intesa, perché prima c'è un provvedimento che deve passare quantomeno in Parlamento. Conferma anche la richiesta delle 23 materie Luca Zaia. Come arrivarci lo diranno i prossimi passaggi politici. La richiesta resta, dopodiché nella trattativa ci possono essere 3 alternative. Non vi diamo 23 materie e questo diventa un grosso problema. Vi diamo subito 23 materie, ringraziamo e magari gli offriamo anche uno spritz, come diremmo noi veneti. Terza, mi perdoni la battuta, terza soluzione: vi diamo le 23 materie, o meglio, siamo disponibili a trattare su 23 materie con la gradualità. Staremo a vedere cosa viene fuori. Certo è che se oggi parliamo di queste cose, lei mi sta chiedendo di norme finanziarie, di 23 materie e altro, è perché abbiamo fatto un referendum e perché siamo andati avanti con la trattativa. Consideri che abbiamo perso 2 anni con il Covid. Emergenza non ancora finita, con tutti i risvolti che ne derivano, vedi Green Pass e proteste di piazza in programma per il fine settimana anche in Veneto. Penso che sia fondamentale garantire democraticamente a tutti di esporre le proprie idee, anche se tu magari non le condividi. Però è pur vero che chi manifesta deve rispettare le regole e la legge. Autonomia non solo, quindi, in un'intervista a 360 gradi, la prima in studio dopo tanto tempo e a prova di Green Pass. Stasera quindi l'appuntamento da non perdere a partire dalle 21.15 qui su Antenna 3. Dall'autonomia, lo avete sentito, la gestione del Covid tra Green Pass, tamponi e proteste di piazza. Zaia, che quindi ha ripercorso con Ferdinando Avarino i quasi 2 anni della pandemia e tracciato le prospettive per il prossimo futuro. Uno Zaia quindi fiducioso, parlando di autonomia, ma abbiamo sentito anche l'umore dei trevigiani.
Non ci credo, non credo sia fattibile né realizzabile in questo nostro paese. Credo che dipenda dall'Europa, non da Roma. Credo che dipendiamo tutti dall'Europa. Io credo che stiamo bene così. Tutto qua, quindi non aggiungo altro. Gli altri l'autonomia vogliamo, sì ne ha da, certamente che non ha tanta intenzione. Il Veneto ha fatto tutto il possibile per poterla avere, ma se non vuol Dania non si arriva a nessuna parte. Devo dire qualcosa? Secondo lei, lei le ha le speranze? Io non troppo in questo momento. Il centralismo potrebbe essere anche valido, poi insomma sì, a livello così generale. Se andiamo a definire, poi se andiamo a verificare cosa è successo in questi due anni col fatto appunto della sanità, le cose non sono andate tanto bene nelle varie regioni. Noi qui nel Veneto per fortuna sì, possiamo dire che è andata bene, però in tante altre parti questa autonomia non è servita molto, anzi. Io non ho votato perché non aveva senso e abbiamo buttato via 15 milioni di euro che adesso sarebbero stati. Secondo me abbiamo fatto anche abbastanza per premere, poi... Non so, non saprei dirle bene, però io direi che Roma, secondo me Roma non ce l'ha da tanto perché insomma siamo comunque nord, il Triveneto, diciamo che è abbastanza potente economicamente con le aziende questo, quindi credo non ce la voglia dare per questo motivo. Sarei fiducioso perché sarebbe un bene averla, però io penso che a livello nazionale sia un po' difficile che a Veneto diano l'autonomia perché siamo troppo importanti per la nostra nazione. E c'è la manifestazione No Green Pass preannunciata per domenica in pieno centro a Treviso e non si placa la tensione tra comune e prefettura. Credo che in questo caso si poteva anche sospendere l'iniziativa. Chiara la posizione del sindaco di Treviso. La manifestazione contro il Green Pass di domenica prossima non si doveva autorizzare. Detto questo e dopo i commenti di ieri, questa mattina è stata la volta di aggiustamenti, in particolare sul percorso e possibili punti di contatto tra manifestanti e gli altri numerosi eventi in calendario. La manifestazione e tutte le iniziative della città dovranno comunque convivere e quindi l'appello è quello al rispetto reciproco e soprattutto tenere bassi i toni, ognuno farà quello che deve fare, manifesterà ciò che deve manifestare, però il rispetto tra persone non deve assolutamente mancare. Tra le righe comunque si percepisce l'irritazione di Casugana per il via libera deciso dal questore, mentre dalla prefettura un certo risentimento per un permesso rilasciato in accordo con il comune. Del resto, percorso e iniziale tempistiche, sottolineano da Palazzo di Piazza dei Signori, sono state discusse durante un incontro tra tecnici e se c'erano rimostranze da sollevare c'era anche l'occasione del tavolo tecnico di giovedì scorso. E adesso, concludono dagli uffici governativi, tornare indietro significherebbe alzare inutilmente la tensione con i manifestanti che finora si sono dimostrati, a parte qualche episodio con la stampa locale, sostanzialmente corretti. Un giudizio che però non tranquillizza per niente il sindaco Conte, alle prese con una domenica quantomeno affollata. Ci sarà una città strapiena di gente e in contemporanea ci sarà anche un corteo, lecito per carità, dei No Green Pass che comunque dovranno venire in città, una città che è chiusa, che dovranno trovare parcheggio, dovranno manifestare, si sovrapporranno da un punto di vista di spazi con altre iniziative e questo francamente un po' mi dispiace. Veniamo ai temi della viabilità perché è stato approvato oggi in conferenza di servizi nella sede della provincia il progetto definitivo del Terraglio Est. Si è sbloccato, quindi noi abbiamo adesso 20 milioni di euro dei fondi FSC, quindi fondi importanti da utilizzare. Ne mancano altri 6, vedremo di reperirli, quindi Terraglio Est diventa realtà. Approvato in conferenza dei servizi il progetto definitivo del Terraglio Est, passaggio fondamentale per il completamento della dibattuta opera destinata a sgravare dal traffico una delle arterie più frequentate dell'area sud della Marca. Il plauso del presidente Zaia. È stata già finanziata con 20 milioni, adesso nei costi che dovremmo sopportare in virtù di ulteriori adeguamenti che ci sono stati imposti dalle diverse commissioni, arriveremo a 26 milioni, ma insomma ci siamo, si fa. 3 chilometri di strada che collegheranno Dosson con la tangenziale di Treviso all'altezza della rotonda dell'ospedale. Soddisfazione anche dal sindaco di Casier. Sono 15 anni che probabilmente si aspetta che venga al più presto terminata per la viabilità. Io capisco e comprendo un po' tutto l'iter, comprendo anche le difficoltà di qualcuno per accettarla,
ma non riesco a capire ancora oggi come mai non si possa arrivare a capire che è determinante per i nostri territori, a partire da Treviso per arrivare a superare anche la frazione d'Osson. Grande soddisfazione per l'approvazione del progetto anche da parte del sindaco di Treviso, Mario Conte, nonostante proprio la mobility manager di Casugana giusto un mese fa avesse sollevato più di qualche perplessità. Opera necessaria e strategica, dice il sindaco Conte, che andrà a migliorare sensibilmente la viabilità del territorio su larga scala. Faremo di tutto in stretta collaborazione con la Regione Veneto affinché questa venga realizzata tenendo conto delle esigenze dei cittadini del quartiere di Sant'Antonino. Dopo un contenzioso durato 6 anni sono stati stanziati nel decreto fiscale del governo gli oltre 24 milioni di euro per i 44 comuni trevigiani che avevano ingaggiato la battaglia legale contro lo Stato relativa al riparto del Fondo di Solidarietà 2015 e vinta con la sentenza del Consiglio di Stato dello scorso agosto. Si è conclusa positivamente una battaglia in cui i comuni trevigiani hanno creduto aver fatto squadra mettendo in secondo piano le divisioni politiche per ottenere un beneficio per i nostri cittadini. È stata la scelta vincente, afferma Maria Rosa Barazza, presidente dell'Associazione Comuni della Marca Trevigiana, che ha coordinato l'iniziativa legale. È una notizia ottima per i nostri comuni, che possono mettere a bilancio somme di denaro per sostenere le nostre comunità in questa difficile uscita dalla crisi innescata dalla pandemia. Tra i 44 comuni non c'è quello di Treviso, che nel 2015 non partecipò all'azione legale. Adesso la cronaca che ci porta a Guia di Valdobbiadene, dove un volo fatale è costato la vita a un uomo di 90 anni. Che lui arriva con la badante, gli avvertono a casa, su. Ed è caduto. E lui casca. Si è sporto troppo dalla balaustra della sua casa e ha perso l'equilibrio, precipitando al suolo. A perdere la vita dopo un volo di almeno 4 metri è stato novantenne Daniele Sanvito. È morto sul colpo, troppo violento l'impatto a terra, nonostante i soccorsi siano giunti rapidamente sul posto. La tragedia è accaduta in via Raboso, a Guia di Valdobbiadene. L'uomo era arrivato con la sua badante verso le 10 del mattino per arieggiare la casa. La donna è stata la prima ad accorgersi dell'anziano a terra, chiamando i vicini di casa e il figlio. Dopo l'allarme, sul posto sono intervenuti i soccorsi del SUEM 118 con l'elisoccorso e i carabinieri di Valdobbiadene. Dai primi accertamenti svolti dai carabinieri sono state escluse al momento responsabilità di terzi. Pare dunque che possa essersi trattato di una caduta accidentale. La salma è stata posta a disposizione dell'autorità giudiziaria all'ospedale di Montebelluna. In questa casa il novantenne aveva passato lunghi anni assieme alla moglie. Dopo la sua morte però aveva deciso di andare ad abitare a San Vito di Valdobbiadene. Daniele Sanvito era molto conosciuto e stimato in paese. La sua carriera lavorativa, prima di andare in pensione, l'aveva passata alla fonderia FIM di Segusino. Lascia un figlio. Daniele, che persona era? Ah, buona, 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 affabile, gentile. Ah sì, te lo dico io, ora veramente, a caspita. Se non lo chiamavi tu, chiamava lui. Oi là, sempre vuoi far festa, tranquillo. Da Valdobbiadene a Loria, dove i carabinieri hanno identificato 8 giovanissimi responsabili di una maxi rissa. Era bastato uno sguardo di troppo per accendere la miccia della violenza. Una maxi rissa scatenata il 6 giugno scorso all'esterno di un locale di Loria, poco dopo le 22:30, di fronte due gruppi contrapposti di teenager. Le urla, i calci, i pugni, tanto da spaventare i presenti nel locale e far scattare subito l'allarme ai carabinieri di Riese, che poco dopo avevano trovato a terra un 18enne studente padovano con naso e mascella fratturati. 15 giorni di prognosi per lui in ospedale a Cittadella. Secondo la ricostruzione dei testimoni dello scontro, si erano affrontati in 8, 4 per parte, 7 dileguatisi prima dell'arrivo delle pattuglie. In questi mesi i militari dell'arma hanno lavorato per identificarli e rintracciarli. Oltre ai 3 amici dello studente, tutti della zona del padovano, gli altri 4 giovani residenti nel Bassanese. Il più giovane ha 18 anni, il più vecchio 22. Nei loro confronti ora è scattata la denuncia per rissa e lesioni personali. È stata una settimana difficilissima sul fronte del trasporto pubblico locale. Questo il punto aggiornato di MOM.
Riorganizzazione dei turni di lavoro, dei riposi, delle mansioni. MOM sta mettendo in campo tutte le risorse possibili per ridurre l'impatto sull'utenza dell'assenza dal lavoro degli autisti non vaccinati e non disposti a fare il tampone per ottenere il Green Pass. Nelle ultime ore il numero complessivo dei cosiddetti irriducibili si è leggermente ridotto. Come dipendenti di MOM sono 67. Ricordo che la prossima settimana ne avremo, rientreranno circa 6, quindi ne avremo una sessantina la prossima settimana. Ma devo considerare anche i privati, che all'inizio erano 20 e adesso si sono ridotti a 10. Con la riorganizzazione di tutto il personale si è riusciti a ridurre il numero delle corse non garantite dalle 500 di una settimana fa alle 380 di oggi. Queste 380 corse, che la prossima settimana saranno ancora meno, sono concentrate in gran parte, più del 45%, dalle ore 16 alle ore 21 e quindi garantendo nelle ore di punta comunque un numero di corse non garantite, ma in numero sensibilmente inferiore rispetto ai primi giorni. L'assenza comunque pesa, anche se in molti si sono rimboccati le maniche. Questo impatto complessivo del numero mancante è un po' alleviato da straordinari fatti degli autisti che hanno dato la loro disponibilità, da personale altro, tipo meccanici o impiegati o verificatori che abbiamo impiegato nelle ore di punta, soprattutto nell'esercizio e quindi nella guida dei mezzi. Le forze sono state dunque concentrate per ridurre i disagi a studenti e lavoratori, di qui la decisione di sospendere ogni servizio per domenica, quando tutti gli autisti faranno il riposo settimanale. Il prossimo 24 non ci sarà nessun autobus perché abbiamo concentrato tutta la forza lavoro nei 6 giorni feriali. Presidente di MOM, che tende la mano ai 30 giovani multati nella giornata di ieri a Vittorio Veneto, un caso che ha fatto discutere. Le multe non sono ancora partite e quindi in qualche modo sono stato avvisato. Anziché fare la multa, cercheremo di far sì che questi studenti possano farsi l'abbonamento per il prolungamento. L'abbonamento ha un costo di 10 euro e quindi questa potrebbe essere una soluzione. Tende una mano agli studenti multati il presidente dell'azienda mobilità di Marca, Giacomo Coladonna, commentando il caso dei 30 studenti multati a Vittorio Veneto. Qualche giorno fa i giovani sono saliti su una navetta scolastica, nessuno di loro però era in possesso dell'abbonamento per il prolungamento scolastico. Tutti infatti avevano un semplice abbonamento extraurbano, di conseguenza i controllori li avevano multati tutti per 50 euro. Per gli studenti tutto è nato per un malinteso che doveva essere compreso dai controllori. Voi ci siete rimasti male? Ci siamo rimasti molto male perché reputiamo questa cosa ingiusta, in quanto noi abbiamo solo preso l'autobus con scritto vari istituti pensando fosse una linea urbana. Noi prendiamo di solito sempre la linea 31-34, che è la linea urbana, e quella linea là con vari istituti non pensavamo assolutamente fosse un prolungamento scolastico. Da giorni il servizio era stato segnalato per abusi nell'utilizzo senza idoneo titolo di viaggio, per questo si sono attivati i controlli. Adesso vedremo se gli studenti accoglieranno la proposta di MOM per evitare la multa. E a Treviso sono attesi 5.000 alpini per fine ottobre per il festeggiamento finale del centenario dell'ANA di Treviso. Questa mattina è stato presentato l'evento. La sezione conta ad oggi 10.500 iscritti, 8.300 sono gli alpini e 2.000 e briscola sono gli aggregati. Partecipanti, speriamo tanti, la città è capace di accogliere. Con questi numeri Treviso attende non meno di 5.000 alpini per l'ultimo fine settimana di ottobre nella serie di eventi organizzati per il centenario dalla fondazione della sezione ANA di Treviso. Saranno 3 giorni carica di iniziative che si apriranno venerdì 29 mattina con le staffette dai Sacrari, dal Grappa al Piave. Un percorso della memoria che si concluderà sabato pomeriggio in piazzale Burchiellati, da dove ripartiranno con la fanfara dei congedati della Iulia per il saluto alla bandiera e ai caduti di Piazza Vittoria. A seguire il concerto della fanfara in Piazza dei Signori, mentre dalle 20 i 7 cori sezionali si esibiranno nelle piazze cittadine fino alle 23, quando tutti si sposteranno in Piazza Borsa per il gran finale.
Domenica mattina lo sfilamento partirà dalla sede della sezione di Via San Pelaio per raggiungere il Duomo e la Santa Messa presieduta dal Vescovo Michele Tomasi. A seguire gli alpini si sposteranno in Piazza Vittoria per l'alzabandiera e l'onore ai caduti, per poi confluire in Piazza Borsa, dove verrà scoperta una stella in ricordo per i 100 anni dalla fondazione. Treviso accoglierà gli alpini in una sorta di notte bianca, con i negozi che rimarranno aperti sia sabato che domenica. E per volontà delle Penne Nere non ci saranno i ristori alpini a favore di ristoranti e bar. Staffette, sfilate, cori e cerimonie che Antena 3 seguirà costantemente in diretta con collegamenti con i telegiornali, ma anche con un lungo speciale alpini sia sabato sera che domenica. Appuntamento quindi venerdì 29, sabato 30, domenica 31 ottobre per i 100 anni degli alpini di Treviso, naturalmente in diretta su Antena 3. Pronti quindi a raccontarvi anche questo capitolo di storia trevigiana. E questa mattina in centro a Treviso c'erano anche i giovani, gli studenti del Fridays for Future. Ma state giocando col mondo? Sì, stiamo giocando col mondo, come fanno alla fine i potenti di questa terra. Un gioco polemico, quello di oggi, ai giardinetti della stazione di Treviso da parte dei giovani del movimento dei Venerdì per il futuro della Terra. In meno rispetto alla manifestazione di 2 settimane fa, hanno comunque deciso di far sentire la loro voce. Perché se non reagiamo adesso, se non facciamo capire qual è il problema, quali sono i diritti che ci stanno togliendo, non avremo un futuro. Una manifestazione per il pianeta, ma anche una manifestazione per contestare il nuovo polo Amazon di Casale Sussile, da una generazione nata digitale e prima per utilizzo nell'e-commerce. Effettivamente molti della nostra generazione usano principalmente Amazon. Infatti fa capire che non è tanto usare Amazon, ma proprio l'esistenza stessa di una multinazionale che funziona così, che continua a rovinare il mondo. Cerchiamo di far passare questo messaggio. Con loro anche alcuni rappresentanti del comitato di cittadini che si batte contro il nuovo centro spedizioni. Di creare un polo logistico di 500.000 metri quadrati in un territorio agricolo. Queste politiche di sfruttamento del territorio che poi portano allo sfruttamento delle persone sono quelle che, contro cui stanno lottando questi giovani, è una lotta che sentiamo assolutamente nostra. Una manifestazione che ha percorso le vie cittadine fermandosi davanti ai principali istituti scolastici per poi concludersi sui bastioni delle mura di Porta Santi 40 senza alcun problema se non qualche malumore da parte degli automobilisti costretti in coda dal corteo. Noi adesso andiamo in pubblicità, fra poco. Di nuovo in studio per andare a Padova, in pieno centro, dove protagonista è un oggetto della storia trevigiana. Vediamo di che cosa si tratta. Dopo più di 40 anni che la Lancia Fulvia era rimasta parcheggiata a Conegliano, tornerà a splendere. Ormai balzata alle cronache nazionali, è diventata la star del salone automoto d'epoca di Padova. Sbiadita, arrugginita, con le ruote sgonfie, dove è esposta in attesa del restauro che avverrà in un'officina di Vicenza. Per l'auto, la cui storia ha fatto il giro dei social, si prospetta un posto di risalto. Sarà al giardino della scuola enologica Cerletti di Conegliano. Una sorta di monumento, tanto è diventata popolare. Da anni era parcheggiata a cavallo tra la strada e il marciapiede di via Zamboni. Dagli anni 70 lì, dove l'aveva lasciata il proprietario Angelo Fregolent, classe 1927, davanti alla sua ex edicola. Anche il presidente Luca Zaia se la ricorda quando da piccolo passava di là per andare a scuola. Così è nata l'idea di portarla all'autosalone, dove oggi, in qualità di cimelio delle tradizioni locali, ha rivendicato il suo posto al sole, al pari dei modernissimi e lussuosi superbolidi. È il momento del nostro generale Iannicelli con le previsioni del tempo per il fine settimana. Passaggio veloce di un sistema perturbato a causa del cedimento dell'anticiclone atlantico. Adesso velocemente c'è il cambio della situazione. Come si può vedere dalla carta del tempo, ecco i sistemi perturbati che ci hanno interessato, ma si allontanano e quindi scorrono verso l'Europa orientale. Come vedete, assenza di nubi su gran parte dell'Italia, in modo particolare sulle nostre zone. Non è così verso sud, vedete, sulle regioni meridionali non c'è la protezione dell'anticiclone e quindi lì c'è un balletto di sistemi perturbati. Detto questo, quindi prevediamo su tutte le nostre
vostre zone, per sabato una nuvolosità un po' irregolare, ma nulla di più, ampi rasserenamenti, quindi ripeto, è garantito il tempo stabile, per domenica addirittura cielo in prevalenza sereno, poco nuvoloso, ma questo tempo stabile continuerà per quasi, potremmo dire per ora, per tutta la prossima settimana, anche se poi ci aggiorneremo, visti anche gli eventi della fine della prossima settimana. Diciamo che i venti sono deboli, direzione variabile, le temperature, ecco pure queste variano, 11-20 gradi prossime ore, per domani poi calano le minime e calano le massime, quindi 6-7 gradi, 8 gradi, le massime intorno ai 17-18 gradi. Quindi si manterranno un po' più basse per l'inizio della prossima settimana e poi gradualmente riaumenteranno. Finire l'Alto Adriatico è previsto da poco mosso a localmente mosso. È tutto. Andiamo adesso a Belluno. A Belluno, dove domani sono previste 800 persone per il corteo No Green Pass, gli organizzatori rivendicano come nel capoluogo bellunese siano cominciate molto prima le proteste che in quello giuliano. Ecco quello che hanno detto i due volti storici di questa protesta. Trieste chiama, Belluno risponde. Sì, esattamente, Belluno risponde. A parte che Belluno era partita anche prima probabilmente di Trieste, noi è da un anno che scendiamo in piazza ogni settimana. Prima facevamo le domeniche mattine e poi siamo passati al pomeriggio, al pomeriggio del sabato, perché abbiamo visto che il momento in cui le persone sono più disponibili. Quindi da tempo che ci opponiamo a tutta questa gestione della pandemia. La piazza porta qualcosa? Porta in parte sì, perché comunque c'è il contatto con le altre persone e comunque ci si confronta anche con altre categorie, dunque si porta e vediamo anche realtà diverse, perché noi eravamo stati un settore colpito fin dall'inizio, però non conoscevamo in fondo anche le problematiche di altre categorie. E dunque la piazza porta e comunque per dare un segnale. Trieste ha dato una visibilità maggiore della nostra e quindi andiamo avanti in questa battaglia finché non verranno tolti questi obblighi. Si aspetta che il governo cambi qualcosa? Non lo so, io vedo il governo che più noi protestiamo più loro chiudono i ranghi, nel senso che ci danno sempre più restrizioni. Così dunque a Belluno, dove scattano anche le misure di sicurezza per evitare eventuali tensioni. Da Belluno e Treviso non ci sono aggiornamenti dell'ultima ora, vi lascio alle previsioni del tempo. Buon proseguimento di serata. Società Agricola Torresan. Dai nostri animali nati e allevati nel cuore del Montello, solo carne e salumi genuini. Benvenuti al meteo. L'anticiclone si fa via via più forte, dunque tempo stabile sul nostro territorio e valori termici in diminuzione per l'ingresso di correnti più asciutte e fresche da nord-est. Vediamo insieme il dettaglio. Sul vento la grafica di sabato 23 ottobre delinea una situazione del tutto tranquilla. Avremo foschie e nebbie al mattino sulle zone di pianura, ma in dissolvimento con il passare delle ore. Altrove tanto sole e precipitazioni assenti. Temperature gradevoli, minime tra 3 e 10 gradi, massime comprese invece tra i 16 e i 18-19 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui stessa situazione, molte nubi con cielo anche coperto in mattinata, sarà più soleggiato invece a partire dal pomeriggio. Temperature minime tra 6 e 10 gradi, massime sui 17-19 gradi. Infine ci spostiamo sul Trentino Alto Adige, dove non cambia la situazione, anche qui infatti avremo un ampio soleggiamento, qualche addensamento ma del tutto innocuo. Temperature minime intorno ai 2-5 gradi, massime sui 18 all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci. Società Agricola Torresan. Dai nostri animali nati e allevati nel cuore del Montello,
solo carne e salumi genuini.